Devo dire che le trattative per Siena sono state condotte dal precedente segretario regionale, che era Mario Lolini, e adesso è cambiato. Il segretario della Lega è Luca Baroncini, sindaco di Montecatini. Il candidato ha voluto fare un'esternazione della sua appartenenza alla loggia massonica. Per esempio, nella Lega, nel nostro regolamento, nel nostro statuto, è palesemente scritto che non si possono aderire a logge massoniche e contemporaneamente avere la tessera della Lega. C'è proprio una incompatibilità scritta. Il candidato sindaco Montomoli non è iscritto alla Lega, ma credo per correttezza nei confronti dei partiti, come ad esempio il mio, come la Lega, che ha un'incompatibilità di questo tipo nel proprio statuto, lo avrebbe dovuto dire prima delle trattative per una questione di trasparenza. Ecco, dirlo dopo sui giornali magari non è tanto corretto. Comunque, a No, Siena dirlo sappiamo che ci sono. rivendicando di essere fiero di quella scelta, boh, cioè, no, non è soltanto dirlo, è anche dire dicendo sono fiero della mia scelta. Beh, devo dire anche che non tutte le logge massoniche, No, comunque, certo, anzi, per anzi, sono assolutamente regolari e svolgono No, no. un'attività anche culturale al proprio interno, quindi non bisogna assolutamente puntare il dito e tu pur, no, su chi fa parte Giusto, corretto. di queste associazioni, di queste attività. Però per questione di correttezza, semplicemente nei confronti dei movimenti, probabilmente lo avrebbe dovuto dire prima ai partiti che lo sostengono a Siena. Siena, comunque, sappiamo che le logge massoniche sono molto forti e ramificate. E molta parte della cittadinanza vi partecipa, quindi magari, ecco, è semplicemente un elemento caratteristico, no, di un sindaco. E ce ne sono stati molti, c'è da dire, ce ne sono stati molti altri di sindaci massoni che non l'hanno detto, e ce ne sono tuttora in Toscana. Sono massoni, non lo dichiarano. Montomoli in questo ha fatto un'operazione trasparenza